Cari cittadini e cari cittadini, 75 anni fa il nostro paese festeggiava la conquista e la liberazione dalla barbarie del fascismo. Per la prima volta da quel 25 aprile del 1945, non possiamo trovarci tutti assieme a celebrare questa giornata nei luoghi simbolici della nostra città, accompagnati dalla musica della banda comunale Donizetti. L'emergenza sanitaria del coronavirus ci ha infatti costretto, per la sicurezza di tutti i cittadini, ad annullare la cerimonia prevista, che quest'anno avrebbe avuto un'importante rievocazione storica dell'ingresso a Casalecchio di Reno degli Alleati, realizzata dall'Associazione Gotica Toscana, che ci ripromettiamo di rimandare all'anno prossimo. Permettetemi quindi. In apertura, di rivolgere un sincero ringraziamento agli operatori sanitari, i lavoratori dei nei servizi pubblici essenziali, le forze dell'ordine, la polizia locale e la protezione civile con le associazioni di volontariato collegate che anche in questo momento stanno lavorando per la sicurezza e la salute di tutti noi. Tutti insieme la comunità, dall'amministrazione ad ogni singolo cittadino Passando per tutta la rete della solidarietà, si sta impegnando per quanto richiestogli per vincere questa battaglia contro un nemico invisibile che ha colpito molti cittadini anche nel nostro territorio. Il presidente Mattarella, proprio stamattina, diceva che chi è in prima linea a combattere il virus onora la nostra Repubblica. Nonostante questo periodo così particolare. Abbiamo però ritenuto doveroso celebrare ugualmente questa giornata con una diretta sui canali social del Comune di Casalecchio, in modo da, tale da poter arrivare nelle case di tutti i cittadini. Il ricordo e la memoria sono un bene prezioso e in quanto tale vanno protetti dal passare del tempo che rischia di affevolirne la forza e la potenza. Qualche decennio fa... Non sarebbe stato immaginabile sentire pronunciare frasi o slogan che puntano a sminuire questa giornata e la sua portata storica, quasi come se la celebrazione del 25 aprile fosse ormai, dopo 75 anni, un rito vuoto e retorico che appartiene ad una sola parte di italiani che vivono con la memoria ad un passato superato. Oggi lo vogliamo dire chiaramente, è una giornata di festa per tutta la comunità a prescindere dal proprio credo politico. Perché se ciascuno di noi oggi è libero di esprimere senza paura le proprie idee, è anche grazie ai tanti italiani, molti dei quali giovanissimi che decisero di non voltarsi dall'altra parte e lottarono per permettere al nostro Paese di tornare a essere libero dall'occupazione nazifascista che per oltre vent'anni aveva privato l'Italia della democrazia, dei diritti, sopprimendo la libertà di stampa, di riunione, di espressione, svuotando ogni ruolo, il Parlamento, i partiti e i sindacati. Il fascismo che varò la vergogna delle leggi razziali e permise la deportazione nei campi di sterminio di uomini e donne, bambini, giovani, anziani. Un grande piano di imbavagliamento al nostro paese che va ricordato e valutato nella sua interezza senza tentativi goffi di volerne salvare anche solo una parte. La nostra città ha pianto numerose vite in quella battaglia di resistenza, che vide una lunga stagione di bombardamenti per Casalecchio di Reno, insignita proprio per questo della medaglia d'oro al merito civile. 41 bombardamenti tra il 1943 e il 1945 che distrussero gran parte della città e portarono alla triste definizione della Cassino del Nord. Da quelle radici nacque la volontà di ricostruire con le case e le strade anche la cultura della convivenza, che ha nei principi costituzionali, del, nella tolleranza, nella solidarietà e nella pace i suoi caratteri fondamentali, il suo DNA. Vogliamo anche quest'anno ricordare i nomi di alcuni importanti partigiani del nostro territorio, Bruno Monti, Atos Garelli. Che negli anni dopo la guerra hanno portato avanti il ricordo di quegli anni con incontri nelle scuole e con i più giovani. Vanes de Maria e Giovanni Galli, deportati politici nei campi di sterminio nazisti di Dachau e Mauthausen, che vivono nella nostra piazza grazie a due pietre di inciampo che abbiamo installato in Piazza del Popolo due anni fa, in loro ricordo. E ancora Giordano Bergonzoni, Mario Fabri, Antonio Gentili, tre giovanissimi con nostri concittadini fucilati dai militi fascisti della Brigata Nera nella località La Cocca che portava da San Luca a Casalecchio. Cari concittadini, in questi giorni di dovuto distanziamento sociale per tutti noi la parola libertà ha un sapore particolare. Non vediamo l'ora di tornare a quella che era la nostra quotidianità talvolta perfino frenetica, e di poter vivere nuovamente a pieno le nostre città. Quel giorno, che spero torni per tutti noi molto presto, sapremo forse tornare a gustare nuovamente la bellezza, la bellezza di essere liberi. Liberi di vivere in un paese di pace e democrazia, nel quale siamo liberi di poter lottare quotidianamente per assicurare pari opportunità e diritti per tutti. Il Presidente Mattarella... Proprio stamattina diceva i valori della resistenza sono la nostra riserva etica. Oggi come allora insieme possiamo farcela. Regali tutti questi davvero preziosi donati a noi da quelle donne, da quegli uomini che hanno dato la loro vita per la libertà del nostro paese, un atto d'amore che ci rende fieri di poterci dire loro concittadini italiani. Viva la resistenza, viva la Costituzione, viva la Repubblica italiana. Cari concittadini e concittadine, cari compagni e compagne, come potete vedere, a causa dell'emergenza coronavirus, le celebrazioni per il 75 anniversario della liberazione si devono tenere in forma assai ridotta. Ciò però non vuol dire che non possiamo ricordare assieme l'importanza di questa data e il significato che assume oggi. La parola che accompagna il manifesto dell'AMPI nazionale per il 75 della Liberazione, infatti, è rinascita, parola che racchiude in sé un doppio significato. Il 25 aprile 1945 rappresenta infatti il momento in cui a tutti gli italiani fu finalmente data la possibilità concreta, materiale, di rinascere come comunità, come popolo, come individui, dopo vent'anni di dittatura e quasi dieci anni di guerre, perché non dobbiamo scordarci infatti che prima della guerra mondiale agli italiani fu ordinato prima di combattere in Africa e poi in Spagna. A questo dobbiamo aggiungere la soppressione di ogni tipo di libertà, la persecuzione nei confronti degli oppositori politici, come Giovanni Amendola, Antonio Gramsci e Giacomo Matteotti, le leggi per la difesa della razza, gli innumerevoli crimini compiuti sui vari fronti di guerra e la collaborazione attiva nell'invasione del nostro paese da parte delle truppe naziste, con tutti i lutti e le tragedie che comportò, come simboleggia anche questo monumento in ricordo dell'eccidio del Cavalcavia. Il 25 aprile 1945 rappresentò quindi un vero e proprio momento di liberazione, attraverso il quale iniziò il lungo percorso verso la formazione di una nuova Italia, antifascista, democratica e repubblicana. Il 25 aprile fu infatti un primo inizio, che vide poi nel 2 giugno 1946 e il 1 gennaio 1948 tasselli fondamentali per la fondazione della nostra democrazia. E questo percorso è continuato, seppur con mille difficoltà, e non si è ancora arrestato, perché tanto sappiamo che c'è ancora da fare. Questi mesi hanno visto una restrizione oggettiva delle nostre libertà, a causa di un'emergenza sanitaria che ci ha costretti a interrompere per un po quel processo di democratizzazione del nostro Paese. Per questo motivo, appena e speriamo il prima possibile, si uscirà da questa grave situazione, la nostra rinascita dovrà coincidere con la ripresa dell'espansione delle libertà e dei diritti che sono stati conquistati con tanto sacrificio dagli uomini e dalle donne che hanno fatto la resistenza italiana. E dovrà essere un momento per interrogarci nel profondo sulla nostra identità e sulla nostra storia. Alcune parole che sono state usate in questi mesi dimostrano infatti la scarsa consapevolezza che ancora c'è in Italia su alcune questioni, prima di tutto la guerra. Abbiamo sentito infatti spesso legare l'emergenza sanitaria a una guerra, senza rendersi conto che sono due cose molto diverse. Qui non ci sono bombe che cadono nelle nostre case, nelle piazze o nelle strade. Se ci sono state ragioni per limitare le nostre libertà per un breve periodo, non possiamo però permetterci che questo stato di eccezione diventi permanente, con un pericoloso scivolamento verso forme di Stato non pienamente democratiche, come l'Ungheria di Orban. Questa rinascita deve anche coincidere con una rinnovata coscienza di unità all'interno delle istituzioni europee, che negli ultimi mesi, duole dirlo, hanno dimostrato tutti i limiti di un'unione non ancora del tutto compiuta e che forse qualcuno cerca di minare dall'interno. Come abbiamo più volte ribadito, l'unione europea che desideriamo è un'Europa dei popoli, un'Europa sociale, non esclusivamente economica. Come vedete, il lavoro da fare in noi e tra di noi è ancora molto. È ancora lungo il percorso verso una reale democratizzazione delle nostre vite e delle nostre relazioni sociali. Ma è un impegno che prendiamo, e parafrasando il compagno Bulov, per chi c'è, per chi non c'è e per chi ci sarà e anche per chi è contro. E quindi viva la Resistenza, viva la Liberazione e viva l'Italia antifascista, democratica e repubblicana.